Apertura dell'anno con una nuova e bella scuola a Piazza Alzerchio. Si tratta dell'edificio che ospita la primaria e la scuola dell'infanzia e che è sorto accanto alla scuola media, dopo che la vecchia elementare era stata resa inagibile alcuni anni fa, dopo alcune verifiche tecniche. Alla presenza del governatore della Toscana Giani, dell'assessore regionale Baccelli, del presidente provinciale Menesini, di alcuni sindaci della Garfagnana, ma soprattutto bambini e famiglie, il taglio del nastro. L'opera, costata 4 milioni e mezzo, di cui 4 milioni con finanziamento regionale e il resto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata realizzata dalla Guidigino Spa e va a completare di fatto a Piazza Alzerchio la cittadella scolastica. Oggi la scuola, il futuro, i bambini, i ragazzi, vedere con un progetto molto bello perché ci porta sul tetto a avere la dimensione dell'onda che congiunge questo nuovo plesso al plesso della scuola media che già era stata realizzata. Quando inauguriamo una scuola è senz'altro un giorno sotto tutti i punti di vista di grande soddisfazione. Quando poi inauguriamo in questi paesi della Garfagnana che hanno sicuramente bisogno di infrastrutture di qualità e questa scuola lo è assolutamente, è ancora la soddisfazione maggiore. Giorno di felicità, abbiamo inaugurato il nuovo polo scolastico, 4 milioni di investimento, 500 dalla Fondazione Cassa che ringrazio, 4 milioni dalla Regione, una scuola nuova, moderna ma soprattutto sicura. Il livello più alto di sicurezza a livello di protezione civile per i nostri ragazzi. Dopo il taglio del nastro e la benedizione dello stabile, la cerimonia si è conclusa con l'inno d'Italia cantato dai ragazzi della scuola media e con la visita all'edificio. La nuova scuola è su due piani e ospita anche un'ampia sala mensa.